scusatemi la battuta, avrei avuto più piacere che si dicesse che l'arcivescovo di Bologna ha un amante, piuttosto che si dicesse che ha un pensiero contrario a quello del Papa. Perché se un vescovo ha un pensiero contrario a quello del Papa, se ne deve andare, ma proprio se ne deve andare dalla diocesi. Perché condurrebbe i fedeli su una strada che non è più quella di Gesù Cristo. Quindi perderebbe se stesso eternamente e rischierebbe la perdita eterna dei fedeli. È una cosa che mi ha profondamente amareggiata questa, perché è calunniosa. Io sono nato papista. Sono vissuto da papista e voglio morire da papista.